Buongiorno, l'argomento che oggi affronteremo con il professor Rauso sono le protesi facciali. A cosa servono le protesi facciali in chirurgia estetica? Beh, le protesi facciali permettono di rimodellare quella che è l'impalcatura scheletrica del volto, quindi si potrebbe dare proiezione agli zigomi piuttosto che al mento, agli angoli della mandibola, hanno diverse indicazioni. Quali competenze deve avere un chirurgo estetico che si occupa di posizionamento di protesi facciali? Beh, sicuramente deve avere competenze nell'ambito della chirurgia maxillofacciale e della traumatologia facciale, perché le protesi vengono sempre posizionate al di sopra dello scheletro facciale, quindi in un'area sottoperiostale, e talune volte necessitano di essere fissate con delle viti, per esempio, e queste sono un field expertise, quindi un'area di esperienza tipica del chirurgo maxillofacciale. Le protesi facciali danno un risultato definitivo? Sì, le protesi facciali una volta messe non devono essere rimosse, non devono essere sostituite, quindi il risultato è definitivo. Naturalmente bisogna considerare che andare avanti negli anni ci sarà comunque la cute, i tessuti molli sovrastanti che cederanno, quindi è definitivo il posizionamento della protesi, ma non il risultato raggiunto clinicamente.